Ah, c'è scritto Soria, cos'è scritto? Non voglio essere sua amica, la odio. Che cosa? Ma mica io non ho scritto queste cose. Ludo, non sei più la mia migliore amica. Non so che non sono stata io, mi devi credere. Io ti voglio bene. Mi alzo, non voglio stare più vicino nel tuo banco. Cos'è la mula contro di me? Mi ruba le patatine, le gomme. E addirittura mi ha rubato anche la mia amica del cuore. Uffa! Leo, meno male che ci sei tu. Adesso mi ha sgocciato. Adesso gli darò una bella lezione a quella brutta bulla. Tu mi aiuti? Mi aiuti? Sei mezzo dormendo. Ehi ragazzi, avete già acquistato i nostri libri? Beh, se non l'avete ancora fatto, fatelo assolutamente. Li potete trovare su Amazon e nelle migliori librerie d'Italia. Un bacio! Fatelo tutti, mi raccomando. Ciao ciao! Ma sul serio? Che cavolo mi ha chiuso in bagno? Un trauma per aprire quella... per aprire quella porta. E Ludovica da sola con quella bulla ad affrontarla. Chissà cosa le avrà fatto. Io vorrei tanto capire chi mi ha chiuso in bagno. Vabbè, vado. Povera la mia Lulu. Chissà cosa le avrà fatto. E sicuramente c'è lo zampino della bulla. Sicuramente è stata lei a rinchiudermi in bagno. Giuro che quella bulla me la pagherà cara. Ludo! Ludovica! Ciao. Ciao, Leo. Leo. Fammi togliere questi occhiali, va! Piano, completamente fallito. Ludo! Sei in casa? Ci sei? Non puoi capire quello che mi è successo! Ludovica! Ma hai capito che ti sto parlando? Cioè, ma mi senti? Questo casino? E questi vestiti? Ludovica! Li hai presi tu i miei occhiali? Ludo! Eccoti qui. Già sono nervosa.
già sono nervosa. Quella bulla, giuro, beh, lasciamo stare. E Lulu in più non si trova. Non è che la bulla le avrà fatto qualcosa di molto grave? Lulu! Lulu! Cosa? Cosa? Come butta? Guarda che so fare, fa. Se vuoi la faccio anche più grande, fra. Guarda un po', guarda un po'. Mi si è attaccato pure sulla bocca. Guarda un po', guarda un po'. Guarda questo. Cioè, mi chiama Maranza. Bella G, ti piaccio? E se non ti piaccio, che me ne frega, bella G. Ludovica, che ti succede? Vogliamo parlarne? Cioè, vogliamo parlare, Ludovica? Che è successo a scuola? Tutto bene? Perché sei tornata così? Che ti è successo? Come mi hai chiamato, scusa, Ludovica? Da oggi chiamami la bella maranza della zona. Non te lo voglio dire due volte, fra. Se te lo dico due volte, beh, e la vai sotto! Delle patatine. Ludovica, che cosa ti succede? Ciao, parliamone, bella. Dai! Ancora mi hai chiamato Ludovica, bella maranza della zona. Non te lo voglio dire 3000 volte. Ludo, allora, hai fatto un cambiamento? Che cosa ti è successo? Io sono stata sempre così, fra. Che cosa è successo a scuola? Ah, a scuola? Niente, c'è solo la mia amica bulla. Ti ho detto di portarmi le patatine, ti muovi? Bella zia. Ludo, ma come parli? Puoi ritornare te stessa? Bella zia. Ascoltami, io sono stata sempre così e parlo sempre così. Quindi vai a prendere le mie patatine. Grazie. Muoviti! Che ti è successo? Comunque le persone non si trattano così, ok? Si dice per favore! Per favore, dai, andiamo a prendermi le patatine o dei biscotti. Dai, su, presto. Muoviti! Cosa sarà successo a Ludovica? Mamma mia. Devo scoprire cosa le è successo assolutamente. Forse si è trasformata così perché vuole farsi piacere alla bulla? Non vuole più che lei le dia fastidio? Vabbè, in ogni caso devo assolutamente scoprirlo. Bella zia, muoviti che ho fame! Ti ho portato quello che volevi. Le patatine? Non ci sono! Andiamo a vedere questo non vedrai. Posso mangiare anche io? Condividiamo come abbiamo sempre fatto, che dici Ludovica? Condividiamo, ma che condividiamo? Bella zia, io mangio tutto io. Ah.
assaggiamo. Posso assaggiare? Grazie. Che bello essere una bulla. Cos'è che hai detto? Sei sorda. Che bello essere una bulla. Una che? Una bulla, capisci? Capito. E anche ho, anzi ho ben capito. Meno male, allora non sei così stupida come sembri. Ludo, sai che non è bello essere una bulla, vero? Tu sei buona, gentile, simpatica. Cattiva bulla! E non mi chiamare più Ludo, grazie. No, Ludo, a parte gli scherzi, cosa ti è successo? Parla con tua sorella. La bulla ti ha fatto qualcosa? Sei diventata così perché vuoi essere uguale alla bulla? La mia amica! Era prima la mia amica! Ammettilo, fai così solo per farti piacere dalla bulla e solo perché non vuoi più che lei ti dà fastidio. Di, parla, ammettilo! No, la mia amica era già prima dall'inizio, quindi io sono... Ma quando mai? Cosa dici? Non è vero. Scusami, non era Sofia la tua migliore amica? Sofia? Quella lì? Non è una bulla, non è una buona amica. Vengo subitissimo, vado a fare una cosa e arrivo. Devi andare in bagno? Sì, in bagno. Anzi, non nominare quella donna. Va bene, vai, così sto un po' tranquilla. Senza... Meraviglia, ti ho detto la bella maranza della zona. Quante volte te lo devo ripetere? Mamma mia. Non mi ha portato neanche le patatine. Ciao cagnolino. Come ti chiami? Ah, giusto, Leo. Ciao, vuoi da mangiare? È tutto mio. Non so come guarda con quella fatta. Non mi fai bene. Fammi chiamare Sofia perché... Questa situazione non quadra. Sofì, allora, sono Aurora. E volevo dirti, ma è successo qualcosa a scuola oggi? Come non siete più migliori amiche? Che cosa è successo? No, Sofia, è impossibile, lei... Allora, lei ci tiene moltissimo a te, ok? Quando torna a casa mi parla sempre di te, ok? Ti adora, ok? Per lei sei unica. Quindi è impossibile che sia stata lei a scrivere queste cose sul suo diario. Anche perché... Una domandina, ma la scrittura era da bambini di 6 anni o... Vabbè, ok. Sofì, comunque fidati, non è stata lei. Sofì, fidati, te lo sto dicendo io. No, Sofì, lei non riuscirebbe mai a scrivere queste cose. Fidati. Ci sentiamo dopo. Ciao. Ha detto che quella scrittura non sembrava la sua. Che strano. Ludovica che scrive quelle cose sul suo diario dicendo che odia Sofia, pensa che i suoi capelli siano bruttissimi. Ludovica non ha mai pensato queste cose. Sono sicura che dietro a tutto questo c'è lo zampino della bulla.
Secondo me ha scritto quelle cose sul diario per farle litigare, per dare ancora più fastidio a Ludovica e renderla ancora più triste e arrabbiata. No, no, no. È stata la bulla, forse, a rinchiudermi in bagno per non farmi andare da Ludovica per difenderla. Poi avrà scritto quelle brutte cose sul diario di Ludovica. Devo chiederle un'ultima cosa, Sofia. Sofì? Sono sempre io. Ma Ludovica, per caso, questa giornata è andata in bagno? Cioè, è andata via? Non lo so. È andata fuori dall'aula. Se n'è. Quindi eravate tu e la burla vicine, in pratica. Vabbè, e gli altri, sì. Ok, grazie, so. Ciao. Quindi avrà scritto la bulla quelle cose sul diario mentre Ludovica era... Ho capito. Devo andare subito da Ludovica a dirle tutto. Ludovica! Che bella zì! Togli questa gamba! Ho capito tutto! Ho capito! I conti tornano, Ludovica! Ti prego, stammi a sentire! Che vuoi, bella zì? Ascoltami, Ludovica, ti prego, ho capito tutto! Ascoltami per almeno 5 secondi! Ho telefonato la tua migliore amica, Sofia, ok? No, è la mia amica! Va bene! Ho telefonato, Sofia! Comunque, niente, bella maranza, Rizzo. Comunque, ho telefonato Sofia. E sai quando tu te ne sei andata per un momento? Cioè, te ne sei andata fuori dall'aula? Sei uscita? A trovare te. Sì, bene. È stata. Allora, con calma. La bulla ha preso il tuo diario segreto e ha scritto quelle cose brutte su Sofia. Sì, adesso l'hai capito. Ok. Quindi adesso togliti tutta questa cosa qua, togliti tutta questa roba, perché Sofia adesso l'ha capito. Ha capito che non sei stata tu a scrivere quelle cose. Quindi adesso siete di nuovo migliori amiche.
Che bello, adesso Sofia è di nuovo mia amica. Sì, Lulu, e adesso Sofia sta venendo qui. Però non può vederti in queste condizioni, quindi togli via il cappello, toglilo, togli anche via questa collana. Ma vabbè, piace, e l'outfit lo puoi lasciare, dai. Ma io ti invece. Sì, però questa collana però è molto brutta. Togli anche il rossetto perché è inguardabile. E alla tua età il rossetto rosso non si mette. Me la puoi togliere? Allora, te la tolgo io. No, no, qua. Ma no, dove no, qua. Ah, mi sento più libera. Scusa, Auri, se ti ho trattato male. Non ti preoccupare, Lulu, vieni qui. Adesso insieme affronteremo la bulla. Perché sai che due sorelline come noi non si arrendono mai!